Questo programma è offerto da... Salve amici e bentornati a questo nuovo Real Test. Finalmente è iniziata la stagione venatoria, in modo particolare è iniziata la caccia al cinghiale con l'ausilio del cane. In mano ho proprio un'arma dedicata a questo tipo di attività, un Mosberg 930 Thunder con calciatura sintetica. Pensate amici, questa è un'arma lunga appena 99 cm con canna da 47. È dotata soltanto di mirino ma non di tacca, però è possibile, togliendo queste viti, metterci una slitta picatinny per apporci un punto rosso qualora uno desiderasse utilizzarlo. L'arma pesa 3,4 kg ma è molto ben brandeggiabile, quindi si utilizza veramente molto bene e come sapete chi fa questo tipo di caccia con i cani è importantissimo avere un'arma corta e maneggevole per diciamo entrare nella fitta vegetazione e arrivare presto soprattutto sui cani che abbaiano a fermo. Come munizioni utilizzerò le Brennecke Classic Magnum e le Brennecke Opal, sempre Magnum, perché voglio sfruttare proprio tutta la potenza di quest'arma. Bene, amici mi stanno chiamando, Alessandro sì, arrivo. Amici, io vi lascio alle spiegazioni di Valentino e noi ci vediamo per l'azione di caccia. Bentornati alla Spinosa, la splendida azienda vitivinicola che ci ospita oggi insieme al Mosberg 930 Thunder Ranch. Questo è un allestimento particolare della meccanica 930 di Mosberg semiautomatica, allestito per la difesa abitativa, e ha delle caratteristiche peculiari che potremo vedere presto a caccia e che potrebbero giocare un ruolo fondamentale, ma vediamole insieme. Innanzitutto abbiamo un dispositivo in volata, abbiamo una volata dotata di dentellature che servono per l'apertura dei cardini delle porte, sempre in questione di utilizzo CQB o abitativo. Vediamo poi un mirino anteriore in fibra ottica rossa, ben visibile. Continuiamo appunto con la canna di tipo slug e arriviamo all'azione. L'azione si differenzia da quella standard per i comandi maggiorati. Come vediamo abbiamo una manetta d'armamento maggiorata e anche lo slide stop o hold open maggiorato, molto facile da azionare, e anche la manetta molto facile, offre tantissimo grip e sporge abbastanza senza essere fastidiosa. Classico serbatoio tubolare. Vediamo inoltre che, come tutti i Mosberg calibro 12, sia pompa che semiauto, abbiamo una sicura che è poco convenzionale per un calibro 12 per come siamo abituati noi, perché generalmente sono a traversino, invece in questo caso è qui. Qui è in sicura e qui consente il fuoco. Questo sistema consente di non scostare mai la mano dall'impugnatura e offre discreti vantaggi, soprattutto per la prontezza in cui si può adoperare. Vediamo inoltre che la stina e il calcio in polimeri sono coperti da un pattern, da un camo specifico per questa versione e per gli allestimenti Thunder Ranch. Thunder Ranch, le due parole che troviamo qui sulla carcassa incise al laser, derivano appunto dal concetto che c'è alla base di quest'arma, cioè da difesa, perché il Thunder Ranch è una struttura molto famosa negli Stati Uniti in cui si provvede a fare addestramento sia civili che law enforcement per quella che è la difesa personale, e questo calibro 12 è stato costruito e allestito secondo i dettami dati appunto dal presidente e responsabile del Thunder Ranch, famoso Clint Smith. Vediamo inoltre che comunque rimane sempre un'arma che può essere tranquillamente usata a caccia, anche perché abbiamo la maglietta portacinghia davanti,
e posteriormente nel calcio. Vediamo che il calcio è dotato di bel calciolo ammortizzante, bello morbido e anche bello spesso. Questo dovrebbe mitigare comunque le reazioni allo sparo del fucile, sia nei caricamenti magnum che nei caricamenti convenzionali. E adesso vedremo sia come si comporta a caccia, ma anche in poligono. Questa volta non ho voluto che soltanto l'azione di caccia ci si divertisse, ma ho portato al poligono questo. Volevo togliere uno sfizio. Lo proveremo in un esercizio così ludico, semplicemente per testarne la maneggevolezza, per poi portarlo a caccia con le Opal Magnum della Brenneke. Una bella carica Magnum con ben 43 grammi e oggi vedremo come si muove e domani vedremo come lavorerà nella macchia. Ci siamo inventati un esercizietto oggi, così, giusto per ingannare il tempo. Spareremo 3 colpi, come regolamentare per l'arma da caccia, in ognuno di questi 3 bersagli. Un colpo e un colpo. Al terzo colpo l'arma rimarrà in apertura, io inserirò manualmente un'altra cartuccia presa dalla tasca in camera, manderò in chiusura e ribatterò il colpo sul primo bersaglio e vediamo se sarò in grado di prendere qualcosa. Vediamo. Io mi sono divertito. Primo colpo un pochino basso, per via della mia impostazione un po' da carabina col 12, non è proprio il mio massimo. Mi sono un po' regolato sul secondo, poi sempre un po' basso per la fretta di voler tornare al primo, però sono contento che durante la ricarica veloce e la chiusura l'ultimo colpo è andato piuttosto bene. Non eravamo lontanissimi, eravamo a circa 7 metri, però tutto sommato si è comportato veramente bene, è veramente molto maneggevole, è veramente un bel giochino, anche per chi non volesse portarlo a caccia, veramente un bel prodotto maneggevole, ideale appunto per un defense, come vi dicevo nella descrizione. E ora ragazzi, tocca ai cinghiali. Eccoci qua, alla fine del nostro test, con il Mosberg 930 Thunder e con le nostre Brenneke
Magnum. Bene, avete visto amici, un'azione di caccia veramente eccezionale, i cani hanno lavorato in una maniera veramente superba perché non l'hanno mollato mai. Con Alessandro e con Andrea siamo riusciti in tre, pensate, siamo riusciti a circondarlo e a non mandarlo via. L'abbiamo chiuso, abbiamo sparato in terra per cercare di portarlo a favore della cacciata. Unico rimpianto è che purtroppo non avevo il mio cane stamani perché per motivi di salute non è potuto venire. Bene, amici, che vi devo dire? Un'azione veramente fantastica. Probabilmente dentro a questa rimessa ce ne sono senz'altro delle altre, ma a noi ci basta e ci avanza. Per cui vi saluto e vi do appuntamento ad altri test con prodotti Vignami, naturalmente su cacciatoriveri.tv. Questo programma è stato offerto da